Keep Calm e Ippodromo di San Rossore, questo è lo slogan sulle t-shirt in vendita al nostro negozio all'Ippodromo di San Rossore. Ogni settimana ne viene data in omaggio una a un ragazzino o una ragazzina particolarmente meritevole. Questa volta è stato Francesco da Prato a meritarsela per la sua costanza al tondino di presentazione di questa 13ª giornata della riunione autunnale, una giornata che ha goduto di un clima meraviglioso ancora, terreno morbido. Vediamo che cosa è accaduto in questo appuntamento con Tarflash e ci rivediamo come di solito in chiusura di trasmissione. Grazie Francesco. Vai, ci siamo, vai. Aiutiamoci. Codestini che deve prendere posto. Si va agli ordini dello start con l'ingresso di Codestini. Siamo partiti. Castafides non brillante accenna ad un allargamento. Davanti Estate Fanese su Codestini e Never Lost You. All'esterno sono gli altri due di Scuderia, Full Recovery e Adorata. Vediamo la curva per Adorata. Quartetto nell'avanguardia, i quattro più attesi, con i tre di Botti in diagonale. Davanti Estate, nella sua scia Never Lost You, in terza posizione Full Recovery, poi Codestini con di fuori Adorata. Addirittura Estate Fanese prova a allungare da Never Lost You, che ha all'esterno Full Recovery, poi Adorata, Codestini e il Marangon. Sono in tre a lottare. Estate Fanese, Full Recovery, 3-2, Never Lost You. Poi El Marangon che prova l'allungo da lontano, Adorata. Stanno allungando Estate e Full Recovery. Estate Fanese in corda e Full Recovery di fuori. I due percorrono in linea gli ultimi 200 metri. Anzi, Nicola Pina guarda chi è terzo, guarda quello dietro. Con El Marangon che sul palo copre Never Lost You. Allora Giorgio, la domanda è facile. Hai vinto tu o ti ha lasciato vincere Nicola? Non lo so, mi sono girato. Non rispondi, sei diplomatico. Sì, è la cavallina. Oggi secondo corso, ho montato anche il debutto, è andata bene. E oggi... Tranquillo in testa, sì, e sì, senza un po' più facile, problema. Sì. Bene, grazie a Giorgio Perovic, accoppiata vincente per... i colori di Oscuri e il training di Endo Botti. Ed entra Moretta Fanese per andare agli ordini dello start. 1009 quando entra Moretta. Chiude scocosita nel ruolo di soggetto più atteso, 1,85. La Inti Cup e Russian Grace. Tutto è pronto, partiti. Luparolo, Latinas Duke, velocissimi. Latinas Duke di pacca, va davanti, poi riprende in mano, acquisito senza spendere nulla, tre lunghezze su Luparolo, Moretta Fanese, Scocosita, Atomic Flare, Vitara. E in coda la Calero. All'attacco della prima curva e poi della retta di fronte conduce la Tinas Duke di fuori Moretta Fanese, Scocosita, Atomic Flare che tira molto, prova a metterla più rilassata, George Perovic dietro, poi però è costretta a tirar fuori e andare sul compagno di allenamento.
Passa allora Atomic Flea in vantaggio sulla Tiras Duke che segue in corda. Di fuori c'è Moretta Fanese con Scocosita, in corda Luparolo che è quinto. Poi sesto di fuori è La Calero in coda Vitara. Si attacca la curva con Atomic Flea, Latinas Duke, Moretta Fanese, Scocosita in terza. Poi Luparolo con Atomic Flea che prova a allungare da Moretta richiesta, in corda Latinas Duke, di fuori Scocosita. Poi Luparolo e La Calero in coda Vitara. Addirittura tutti montati, Atomic allo steccato, prova a allungare da Moretta e Scocosita, Latinas Duke che fatica a intervenire per il momento, poi Luparolo e allargo di tutti La Calero con Moretta e Scocosita che progrediscono su Atomic che si accuccia un po', e allora Scocosita va a lottare con Moretta, poi allargo di tutti provano il recuperone, Luparolo prima e poi La Calero. Nel finale Scocosita attacca Moretta Fanese, passa di misura, mentre La Calero viene a fare il suo, il terzo. Entra Herculanus con Simone Bocci, manca Jack Dulac per andare agli ordini dello start, Nicola Casati, Jack Dulac, tutto è pronto agli ordini dello starter. Partiti. Gruville superato subito da Paso e Scabroso che va davanti avendo all'esterno Tagliavini, Paso e Scabroso, Tagliavini, Giovanardo Middle Grey con Tagliavini che attacca Paso e Scabroso, non lo fa rifiatare, allora prima parte di corsa piuttosto svelta perché all'esterno converge anche Herculanus e allora frazione molto molto svelta nella prima parte di gara con Herculanus e Tagliavini, poi Giovanardo e Gruville, Middle Grey, Lagat di fuori, in coda Jack Dulac e Gruville. Herculanus che prova a sfondare su Tagliavini, Giovanardo, Paso e Scabroso e Middle Grey. Questo è il quintetto che precede Lagat in coda Jack Dulac e Gruville. Quando siamo in curva, Herculanus è in vantaggio, Tagliavini di dentro, poi Giovanardo, Middle Grey, Paso e Scabroso, Lagat in coda Jack Dulac e Gruville. Quando si entra addirittura Herculanus, Tagliavini, Giovanardo, Middle Grey, poi Paso e Scabroso, Lagat, Gruville, Jack Dulac, con Herculanus che è in vantaggio, in corso da Tagliavini, da Giovanardo, da Middle Grey, questi sono i quattro, fuori quadro, fuori inquadratura televisiva gli altri per il momento, con allo steccato Herculanus, inseguito da Middle Grey che prova a ingambarsi, superando Tagliavini e Giovanardo, poi Lagat, nel finale Herculanus si mette al riparo da Middle Grey e Tagliavini, 3-1-6 e l'ordine d'arrivo Simone Bocci. L'esultanza di Simone Bocci sul traguardo. È andato molto bene. E veniva dalle corse più brevi a 1.200, ma a 1.500 è andato bene lo stesso. Si è trovato quindi a suo agio. Sì, sì. Bene, bravo Simone, grazie. Complimenti, ti aspettiamo in premiazione.
e 32 per le altre tipologie di scommesse. Tre leghe di 70.000 euro scommesso su questa prova. Si va agli ordini dello start, bel handicap di minima incerto, e quando c'è incertezza il pubblico gratuito. Non brillantissimo, Stella del Cuore, Palazzo Marino, Wind in the Park, Wind the North, di fuori West Grove, Weekend Getaway, poi She's Noon e Miss Ueno. Va davanti Palazzo Marino allo steccato, con di fuori sempre Wind the North in corda, Wind in the Park. Quarto di fuori è Weekend Getaway che si trascina West Grove e Miss Ueno. Diamante grezzo, She's Noon, questi primi otto nell'inquadratura, con Wind the North che accompagna Palazzo Marino in anticipo lungo su Weekend Getaway e West Grove che hanno vicino Wind in the Park, Miss Ueno, She's Noon, Diamante Grezzo, Lady February che muove in quarta corsia, in coda Stella del Cuore. Weekend Getaway accompagna Wind the North all'ingresso, addirittura si trascina Miss Ueno con Weekend Getaway che attacca e passa su Wind the North, poi Miss Ueno, poi Wind in the Park, prova West Grove, la rincorsa lunga con Weekend Getaway contro Miss Ueno, poi She's Noon, West Grove, in corda ancora Wind the North. Gli altri faticano per il momento, vediamo se c'è qualcuno di fuori. Weekend Getaway è in vantaggio su Miss Ueno, poi She's Noon, gli altri faticano, capeggiati da Lady February. Weekend Getaway contro Miss Ueno, Weekend Getaway, Miss Ueno, She's Noon, 4-5-1. Alla fine, insomma, Claudio Colombi si è riuscito a vincere con Weekend Getaway. Bene, di mio fratello, lo sapete. Certo. E niente, mi ha mandato alle 10:30 ieri sera a casa, ha detto devi montare la cavalla, e io l'ho montata benissimo. Come? È andata bene. Giusto ieri sera l'hai saputo. No, lo sapevo, però volevo fare magari per una mezz'oretta in più, ho detto devi montare la cavalla. E niente, bene. Nessun problema, mi sembra, sì, oggi. Sì, la cavalla riporta sulla distanza standard, però è una cavalla che gioca bene su queste distanze. Oggi quindi non solo chilometro e mezzo. No, potrebbe arrivare anche a 1.800. Va bene, ce l'ha fatta finalmente a levare lo zero dalla casellina delle vittorie. Weekend Getaway con Claudio Colombi in sella per l'allenamento del fratello Michele. Siamo arrivati al momento Turf and Style, il momento che butta l'occhio su una persona che è stata prescelta di volta in volta, che si contraddistingue per un tocco di eleganza. Oggi il nostro fotografo ha immortalato la signora Cristina, la vedete nella maxi schermo fotografata al ristorante. La signora Cristina viene dalla Versilia, da Forte dei Marmi, mi dicono che è un habitué dell'ippodromo. Vero? Sì, adoro l'ambiente dell'ippodromo, lo trovo molto positivo. Noi ci fa piacere e la ringraziamo anche per la sua disponibilità, essersi prestata per questo momento che sottolinea appunto l'eleganza che noi vorremmo all'ippodromo di San Rossore. La ringraziamo e brindiamo quindi in questo momento con delle bollicine italiane e di nuovo alla prossima volta. Grazie e un brindisi a tutti. Grazie. È sempre festa in dicembre all'ippodromo di San Rossore. Si corre il giovedì, la domenica e anche il giorno di Santo Stefano. We'll be right back.
e nei giorni festivi molte iniziative per intrattenere il pubblico. Venite all'ippodromo di San Rossore, vi aspettiamo. Cappello verde per Bonnie, bianco per Emperor Julius. Bonnie Acclamation, tutto è pronto agli ordini dello starter. Partiti. Vittoria Puana, Garda Capitani, Bonnie Acclamation, Naka F, Zampogna e Mai Chun con Garda Capitani che passa su Vittoria Puana. Poi Bonnie Acclamation che precede Naka F, tira via Garda Capitani in vantaggio con George Pevrovic che non si risparmia. Vittoria Capuana in seconda posizione, Bonnie in terza, poi Zampogna e Naka F che hanno all'esterno Mai Chun, settima posizione per Labbe, poi Bring Me to the Moon che precede Emperor Julius. Di fronte Mai Chun progredisce su Vittoria Capuana, i due provano ad andare su Garda Capitani che mantiene andatura svelta, poi Bonnie Acclamation, Zampogna e Naka F, settimo in corda Trave. Nel frattempo con vicino Labbe, con Mai Chun e Vittoria Puana che si impegnano sempre su Garda Capitani, Bonnie Acclamation, Naka F, Zampogna, Labbe, Bring Me to the Moon, quando si sta entrando addirittura Garda Capitani, Mai Chun, Bonnie Acclamation, Vittoria Puana, Zampogna, Naka F, Bring Me to the Moon, addirittura Garda Capitani inseguito da Mai Chun e da Bonnie Acclamation, allo steccato da Vittoria Puana, poi Zampogna, Naka F, Bring Me to the Moon, con Garda Capitani che cala, Bonnie Acclamation, lotta con Mai Chun, Vittoria Puana, poi prova il recupero, Bring Me to the Moon su Naka F e Zampogna, sta scattando Bonnie Acclamation che se ne va. Da Mai Chun, Bring Me to the Moon e Vittoria Puana. Nel finale Bonnie Acclamation che vince, mentre Bring Me to the Moon, il 2, attacca il 6 di Mai Chun. 1 e poi 2, 6 vicini da dividere. Una battuta al volo da Domenico Batman Micheli. Allora Domenico, tutto facile con Bonnie in questa categoria? Sì, abbastanza. Lui con questi ci corre molto meglio perché non soffre le andature degli handicap e col terreno poi lo aiuta tanto. Tu come stai, il tuo naso? Bene, bene, ripresa. Grazie Domenico Micheli, di nuovo al successo con Bonnie Acclamation. Il momento Keep Calm and Ippodromo di San Rossore, lo slogan che la società Alfea da quest'anno ha lanciato e scritto su una maglietta che è in vendita allo shop dell'ippodromo. Noi ogni giornata festiva la vogliamo regalare a un bambino che per noi se l'è meritata, oggi se l'è davvero meritata. È con noi Francesco di 8 anni che viene da Prato. Francesco, dovete sapere che è stato tutto il tempo al tondino a osservare attentamente nei dettagli ogni cavallo che passava, quindi se l'è proprio meritata questa maglietta, e in più c'è anche la passione che viene da lontano, perché anche il nonno, il babbo e ora lui
sono degli appassionati di cavalli, è vero. Cos'è che ti piace dell'ippodromo di San Rossore? Il cavallo che mi piace di più è il numero 4. La corsa precedente purtroppo ha vinto l'1, però sarà per la prossima volta. Intanto ti regaliamo la maglietta, mettitela pure davanti, falla vedere. Ecco qua. Ringraziamo Francesco. Dentro Sincotti. Pepparone. Manca Direct Drive. Agli ordini dello starter. Partiti. Marvi Thunders rimbomba subito in prima linea con Marvi Thunders, Pepparone, Direct Drive con rimbomba che passa su Pepparone. Dall'esterno convergono allora Only for Fun e Major Conquest, con Major Conquest che va a far camminare rimbomba dietro ai due, Pepparone a largo Only for Fun, poi Cianchino e Johnny Castle con rimbomba, Major Conquest e Only for Fun in diagonale davanti a Pepparone, poi Johnny Castle, Direct Drive, Marvi Thunders, Cianchino, Good Friend e Rincotti. Rimbomba tira via da Major Conquest e Only for Fun, poi Johnny Castle e Pepparone. Prima parte della natura molto svelta, poi Marvi Thunders con Cianchino, Sincotti, Good Friend in coda in corda, Direct Drive, rimbomba e Major Conquest precedono Only for Fun, Johnny Castle, Pepparone, Marvi Thunders che li segue, poi Cianchino, Sincotti, Direct Drive con addirittura rimbomba in fuga da Johnny Castle, da Major Conquest, da Only for Fun, da Pepparone, da Marvi Thunders, Sincotti, Cianchino e Good Friend con Johnny Castle, Major Conquest, Only for Fun, Marvi Thunders, Pepparone che vanno su rimbomba tutti in diagonale con Johnny Castle e che è attaccata all'esterno di tutti da Marvi Thunders con Johnny Castle, Only for Fun, e Marvi Thunders al centro del cuneo con Marvi Thunders che scatta su Only, Marvi, Only, Johnny, 176. Andiamo subito a sentire Cristiano Di Stasio dalla sella di Marvi Thunders, qualche ondeggiamento, ma tu eri al largo di tutti, Cristiano. Ma non credo che sono stato io, a vedere anche qui il replay è quello dentro che sale. Vabbè, Luca che sale, purtroppo hanno fatto le spese Fiori e Nicola. Comunque, parliamo del cavallo tuo. Come è andato bene in questa categoria? Sì, molto bene, categoria alla sua portata. Lui è nettamente meglio di questi, 63 kg l'hanno dimostrato, è andato bene. Bravo Cristiano Di Stasio, bravo Stefano Pecoraro, l'allenatore di Marvi Thunders, i colori di Enrico Stagi. La volta di Andreino, manca Guinness Will, giubba verde, Black Monk per andare agli ordini dello starter. Black Monk, tutto è pronto agli ordini dello starter, ci siamo, partiti. Alexanor, dall'esterno Salar Livius e Bentley So Easter Boy,
Black Monk è superato, il quarto è Andrino, il quinto è Guinness Will con all'esterno Lettera. Va davanti Salar Livio su Bentley, So Easter Boy, che precede Black Monk e Andrino. Poi Guinness Will e Lettera Lambrey, Wonderful Wind con all'esterno Just For Me. Dietro a questi il Nassa, Freetown, in coda Bentley, Man e Alexanor. Salar Livio e Bentley, So Easter Boy allungano nella prima parte della curva e ora all'ingresso addirittura. Salar Livio all'interno di Bentley, So Easter Boy che va all'attacco. Dietro ai due prova a scoprirsi Andreino, rincorso da Lettera, Black Monk e poi Wonderful Wind con Bentley che attacca Salar Livio. Dietro ai due Guinness Will, al centro della pista Andreino e Lettera con Salar Livio in leggero vantaggio. All'interno c'è Guinness poi Andreino al centro della pista, sono questi a lottare, ma nel finale lo spunto all'interno di Guinness a battezzare Andreino e Lettera. Allora, racconta un po', facciamo mezzo giro fuori per cortesia, eccoci qua. Sì, io farei complimenti al team perché il cavallo è bellissimo oggi, è andato molto bene, lui è un cavallo che corre di spunto, io ho cercato di tenerlo coperto il più possibile e poi ha fatto i 200 metri, veramente è andato veramente molto forte. Bravo Andrea, ti sei fatto il regalo di Natale con un giorno di ritardo. Guinness Will che vince in chiusura di giornata la Tris straordinaria. E dopo la Tris straordinaria si chiudono i cancelli a San Rossore, la gente lascia l'ippodromo dopo aver trascorso davvero un piacevole pomeriggio di Santo Stefano. Non manca però molto tempo per poter tornare qui all'ippodromo perché la prossima giornata di corse è domenica 28 dicembre, l'ultima del 2014. Noi saremo qua e naturalmente vi aspettiamo.